qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Salute, profeta. È un bene che tu sia giunto. Vediamola, per renderti grazie. Dobbiamo parlare. Chi sei? Ho molti nomi. Quando morì, era Minerva. Prima, Merva e Mera. E così via. E anche gli altri. Giunone, un tempo chiamata Uni. E Giove, un tempo chiamato Tinia. Voi siete gli dèi. No, non dèi. Siamo solo venuti prima. Anche mentre camminavamo sulla terra, la tua razza cercava di comprenderci. Eravamo più avanti nel tempo. Le vostre menti non erano pronte. E nemmeno ora. Forse mai. Non importa. Magari non comprenderete noi, ma comprenderete il nostro monito. Dovete. Fatico a comprendere ciò che dici. Le nostre parole non sono rivolte a te. Ma che stai dicendo? Non c'è nessun altro qui. Basta. Non intendo parlare con te, bensì attraverso di te. Tu sei il profeta. La tua parte l'hai fatta. Tu sei il suo tramite, ma ti prego, taci! Lasciaci comunicare. Ascolta. Quando eravamo ancora carne, la nostra casa ancora intera, la tua razza ci tradì. Noi, che vi avevamo creato, che vi avevamo dato la vita. Noi eravamo forti, ma voi eravate tanti. E bramavamo entrambi la guerra. Eravamo così concentrati sulla terra che trascurammo di guardare il cielo. E quando lo facemmo, il mondo bruciò finché non restò altro che cenere. Doveva finire lì e basta. Ma vi avevamo fatti a nostra immagine, fatti per sopravvivere. E così facemmo noi. Eravamo in pochi, sia noi, sia voi. Ci volle sacrificio, forza e compassione. Ma ricostruimmo. E mentre la vita tornava sul mondo, cercammo di assicurarci che questa tragedia non si ripetesse. Ma ora stiamo morendo. E il tempo è contro di noi. La verità si è fatta mito e leggenda. Ciò che creammo viene frainteso. Possano le mie parole preservare il messaggio e ricordare ciò che abbiamo perduto. Ma possano anche portare speranza. Devi trovare gli altri templi, costruiti da chi sapeva rifiutare la guerra. Volevano proteggerci, salvarci dal fuoco. Se li trovi, se la loro opera verrà preservata, lo sarà anche il nostro mondo. Fai in fretta, il tempo stringe. Stai in guardia contro la croce. Saranno molti i tuoi nemici. È finita. Il messaggio è recapitato. Ora lasceremo questo mondo. Tutti noi. Non possiamo fare di più. Il resto è in mano tua, Desmond. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Mi restano mille domande. Ma che cazzo?
siamo meno di 10 minuti. Mi serve l'equipaggiamento. Pronti ad andare prima che... Desmond. Sì, sì. Va bene, Sean. Voglio che tu e Rebecca sgomberiate tutto quello che c'è qui e lo carichiate sul furgone. Tu e io ci occuperemo dei Templari. Cosa? Sono qui? Sapevamo che prima o poi ci avrebbero trovato. Anzi, mi sorprende che ci abbiano messo tanto. Andiamo. Allora, qual è il piano? Ce la battiamo da qui e poi... C'è un'altra casa sicura. Abbiamo compagnia. Il furgone è poco più avanti. Signor Miles, che piacevole svolta, del tutto inattesa. Temevo che avrei perso molti altri uomini per trovarvi. Che gentili a risparmiarmi la fatica. Che cosa vuole, Vidic? Che torniate a casa. Ci siete mancati. Abbiamo così tanto lavoro da fare tutti assieme. Non succederà, Warren. Purtroppo continua a deludermi, signorina Stillman. Le ho salvato la vita una volta, se lo ricorda? Ed è così che mi ripaga? Mi ha salvato solo per continuare i suoi esperimenti, distruggendo la vita delle persone. E per cosa? Oh, la solita frusta obiezione. E dire che, se ben ricordo, lei era dalla mia parte. Le sue mani sono sporche del loro sangue, quanto le mie. Devi assolutamente fermarlo. Ci provo. Oh, oh, Doc. Siamo io e lei da soli, a quanto pare. Si goda pure la vittoria, signor Miles, per quanto è finita. Desmond, dobbiamo andare! Eccoti, avanti. Aiuta Lucy a salire. Su, svelto, dobbiamo andare! Avrai la tua vendetta, Desmond. Warren farà la fine che merita. Te lo prometto. Che succede ora? Dove andiamo? C'è un capanno a nord. Là saremo sicuro, almeno per un po'. Devo analizzare i dati della tua sessione per capire cosa succede. E poi? Ecco fatto, ora sei collegato. Ci aspetta un bel viaggio. Ho pensato che nel frattempo volessi dedicarti a Baby. Bene, ma ho qualche domanda prima. Che cosa diavolo era quella nella cripta? Quello che hai visto conferma i miei timori. I Templari non sono il vero pericolo, proprio per lui. E qual è allora? Il sole? Cosa ci farà? Brucerà la terra? Ne dubito, ma... non so. Ultimamente si è parlato dell'indebolimento del campo magnetico terrestre. Basta un'eruzione violenta per invertire i poli e l'orientamento geomagnetico. Almeno in teoria, ma se accadesse, la terra diventerebbe geologicamente instabile. Molto instabile. Sembrano vaneggiamenti di pseudoscienziati, ma... è certo che una catastrofe avesse colpito gli uomini della prima civilizzazione. E quella donna, come si chiamava, Minerva, giusto? Sembrava convinta che sarebbe accaduto una seconda volta. Cioè, in ogni caso, siamo fottuti.
Non saprei. Andiamo avanti coi video. E tu continua a scavare nei ricordi. Potresti scoprire altro. D'accordo. Sarà bene che inizi.